Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nel video di oggi cercherò di qualificarmi per il terzo e il secondo rango. Tu che rango sei? Tu sei il terzo rango, allora devo sfidare te, amico mio. Nello scorso episodio siamo arrivati all'accademia, ci siamo qualificati per allenarci appunto in questa fantastica accademia e dobbiamo qualificarci in singolo nella classe junior. Ho sconfitto Fiamma, che era del rango quarto. E ora devo sfidare questo losco figuro per il terzo rango. Tu chi sei, amico mio? Voglio conoscere il tuo nome, il tuo codice fiscale e dove vivi. Tutti quanti quelli che stanno qui all'accademia abitano qui, hanno qui la residenza. Giulio Panfili. Yeah, sentilo com'è proprio carico. Mia, Giulione è carichissimo, è forte. Oppla! Ah, yeah! Giulione, se mi sbagli questa, però. Ah! Ah, te l'ho fatta corta, mi dispiace. Vieni un po' sottorete, Giulione. Non ci vieni sottorete, mi dispiace. Ah, battuta malissimo. Ho avuto il pulsante male. Eccolo qua, Giulione Panfili. Niente, è andato. Mamma mia, oh. Forte, eh? Oh, ma certe cannonate tira. Questo tutto quanto in forza si è allenato. Mamma mia. Oh, e allora, lo vedi? Poi, oh, riceve anche bene, riceve, eh. Ci picchia lui. Eccolo! Ah, non te la si fatte, eh? Bravo, bravo. Eccolo qua. È primo gioco, vai. Wow! Ma che tiro era quello? Oh, sei pazzo! Mi vuoi morto? Dimmelo che mi scansavo, eh! Oh, no, non a perdere, eh. Guarda che bello scambio che stiamo a fare, Giulione. Niente. Sembra un po' Gon, a dire il vero, Giulio, eh. Ci picchia. C'ha lo stesso outfit quasi. Certo, di Gon senza giubbetto. Com'è? Tipo, che roba è? Tipo un gilet quello che porta sopra? C'ha la maglietta bianca. La maglia sopra che è verde e i pantaloncini corti. Anche loro verdi. È uguale. Ci picchia. Ah, ovviamente Gon di Hunter x Hunter, sia chiaro, eh. Cioè, non è un Gon qualsiasi. Anche perché sennò sarebbe Gohan. Infatti io mi sbagliavo sempre a chiamarlo. Oh, grande. Vai, sottorete, Giulione! Sottorete! Oh! Fregato! Tra l'altro, quando si batte non si deve subito premere A quando si lancia la palla in alto, perché potrebbe anche mancarle e fare battuta mancata. A volte poi si può anche prendere la rete e fare palla nulla. Oh, Giulione! Wow! Ah! Non sei stato bravo, Giulione. Devi stare più attento. Quando ti faccio le palle alte, devi fare la schiacciata. Allora, la prossima schiacciata che ti faccio in battuta, ti faccio quella forte, ok? Ecco, pronto? Vedi? Questa era forte, eh. Devi essere preparato, Giulione. Sottorete, sottorete! Sottorete, Giulione! Oh! No! Non ci credo! Giulione ha fatto punto! Bravissimo! Oh, cosa? Oh!
Giulio, basta? Mi fai sfigurare? Giulione, ma che combini? Non vuole perdere. Bravissimo lui. Quando però ti ci vuole, ci vuole, eh. Poi fa delle belle battute il Giulione, mica male. Di qua, di qua. Non ti devi spostare troppo, Giulione, sennò la perdi. Vedi, la perdi dopo. Ok, mi raccomando, te la mando sempre a destra ora. Sempre a destra te la mando, eh. Tu non ti imbroglio, vai tranquillo. Sempre a destra, vai, ancora. Non è finita. Sempre. Eh no, questa volta io. Questa volta non potevo farci niente. Il gioco ha detto di là. Non le ho dato una direzione, prometto. Prometto che non le ho dato una direzione, giuro. Ora sempre a sinistra, eh. Stavolta premo sempre a sinistra, così non mi sbaglio. Ok? Vai, sempre lì. Non ti sbagliare, Giulione, eh. Facciamo che doppio. Ah, la mia sinistra, però, non la tua. Vabbè, te l'ho detto. Che vuoi che ti dica, Giulione? No, stavolta non te lo dico dove vado. Stavolta proprio. Allora, in schiacciata sarebbe buono prenderla perché va molto più veloce. Però bisogna anche fare la schiacciata, quindi premere A e B contemporaneamente. In battuta è molto facile, ma quando c'è la schiacciata è molto più difficile. Ok, vai, potenza, facciamo anche un altro po' di velocità e servizio, vai, tutto in servizio. Poi magari iniziamo anche a potenziare le altre abilità. Vai, Giulione ora è disponibile. Risultato delle qualificazioni, vittoria di Max, i ranghi si invertono. Io, il fenomeno, ho perso alle qualificazioni, che vergogna. Che ci vuoi fare? Così è la vita. Allenatore, mi sono deconcentrato e ho perso. No, non cercare scuse. Ah, ok. Ha detto che non accadrà più, allora si può fare. No, non mi culo sugli allori, tranquillo. Ora devo sfidare il secondo rango. Dov'è il secondo rango? A me! Voglio il sangue. No, non voglio il sangue, scherzavo. Ah, tu sei primo rango? Aspetta allora, cerco il secondo. Eri tu, eri. Ah, tu sei secondo rango, bene. Ottimo, ottimo. Vai, voglio qualificarmi per il secondo rango. Vince chi si aggiudica per primo due set. Come sempre. È Max contro Erminia. Oh, che bel taglio a caschetto, Erminia. Oh, me l'hai servita su un piatto d'argento. L'ha schiacciata, ma non l'ha presa. E ancora? Guarda, dimmelo quando la fai, che la sfrutto, eh. Come te la cavi col gioco sotto rete? Male. Wow! Haha! Io te la mando sempre dalla parte opposta, la tua, eh. O anche dalla parte che deve andare la palla. Che se no non vinco. Questa mi pare molto facile da sconfiggere, eh. Non è per dire, ma. Mi sembra che non ce la faccia lei. Guarda. È stata velocissima a perdere. Tra l'altro, ora, schernire l'avversario premendo A o B quando tocca la battuta a lui o a lei non serve a molto perché non abbiamo ancora i super colpi che sbloccheremo una volta finita la classe Junior. Quindi, diamoci da fare con la classe Junior e sblocchiamo i ranghi superiori. Eccolo qui. Molto facile. Haha. Vai Erminia! Prendi questa! L'ha presa, oh. Ah, questa no, però. Tocca di nuovo a me. Bene. Oh no, non la prendo! E invece ho fregato. No, non la prendo! Ok, invece sì.
Grande, il gioco ti salva. Sottorete. Vengo, Arminia, vengo sottorete. Eccolo, yeah! Schiacciate vincenti. Grande. Grande. E questa è fatta. Bene, ora vinciamo anche questa ed è finita per Arminia. Aha! Hai provato a fregarmi, Arminia, ma non ce la farei mai, perché sono Max. Oh yeah! No! Non è finita! Vabbè, ci sì. Bene. Ah, presa male, ha schiacciato ma l'ho presa. Bella, bella, niente male, brava. Bravissima. Oh. Vai, vai, un'altra schiacciata vincente. Allora, Arminia, come ci si sente a perdere? Mi dispiace. Wow, velocissima è stata questa. Mi dispiace, Arminia. Andiamo un po' in controllo e di potenza sempre. Servizi e facciamo anche colpo, dai. Se no, faccio sempre pena. Però la potenza è molto importante. Com'è possibile che una campionessa come me abbia perso? Arminia, che ci posso fare? Allora, voglio riprendere a esercitarmi. Ah, perché non ti esercitavi, se no? La ragazza prende le cose troppo a cuore. Beh, se non ti rilassi rischi di cedere alla tensione e di non reggere il gioco. Ok, vabbè, sì, ciao. Ok, ora tocca al primo rango. Eccolo qua. Hai vinto tutti i singoli e finalmente sei di fronte a me. Cosa fai, mi sfidi? Beh, sono qui per questo. Fammi divertire, wow. Sono molto eccitato all'idea di prendermi il titolo della squadra juniores. Max contro Chris. Ok. Va bene, Chris. Allora, tocca a te perdere ora. Dai, dai, eccola. Allora, c'è anche un trucchetto per fare le battute più potenti, i servizi. Il problema è che non me lo ricordo. Anche se poi te lo insegnano tramite dei tutorial che devi per forza di cose eseguire se vuoi migliorare. Però non è necessario alla fine farli. Però danno punti extra, quindi è bene farli. Ok, questo è malissimo. Oh, bene invece. Pensavo andasse male, invece no. Eccola. Vai! Bene. E schiacciata vincente è stata. Si possono fare anche delle risposte vincenti, abbiamo visto nello scorso episodio. Infatti hanno fatto una risposta vincente alla mia schiacciata. Eccolo qui. Vai, bravissimo. Ui! Bene. Ottimo. Ah, ho fatto la schiacciata lì, non ce l'ho fatta. Eccolo! Bene. Bisogna poi stare anche attenti a come si risponde a una battuta, perché se ci si sposta troppo subito si rischia di non prendere la palla. Yeah! Ottimo. Yeah, eccolo qui. Grande. Vorrei fare un servizio vincente. Vorrei fare. Però è difficile farlo, eh. In singolo è più difficile. A meno che non trovi la CPU che c'ha un giocatore un po' fetecchia e ce la fai a farlo sempre. Oppla.
Che poi non bisogna per forza stare al centro quando fai la schiacciata. Quando compare la stella per farla. Si può anche stare un po' fuori, ma a un punto strano di collisione. È un po' strano. Olè! Niente, sbagliato. Troppo lontano stavo. Buono. Ok, e ci siamo anche qualificati qui ai Junior. Ok, grande. E si vince. Andiamo un po' in side spin e in servizio, che voglio proprio migliorare tantissimo in servizio. Bene, possiamo scegliere Chris ora. Non che mi importi molto, ma mi sono qualificato tra i Senior. Il tipo che ho sconfitto e che mi ha permesso di diventare un Senior mi odiava davvero. Ti ricorda qualcuno? E con questo match chiudo la mia stagione Junior nel singolo. Ah, vai a fare il doppio allora. Allenatore, mi prenderò la rivincita sui campioni dei Senior. Ci può scommettere. Però ora no. Visto? Anche lui ha perso il primo rango degli Junior ed è più motivato a diventare dei Senior. Qualificarsi fra Senior è difficile. Alcuni preferiscono persino riscendere nei Junior. E che cos'è? Ma è solo in classe Senior che si può concretizzare il sogno di diventare un professionista. Che è una medaglia. La medaglia di campione della classe Junior! Ormai appartiene alla classe Senior e non potrei più giocare su questi campi per gli Junior. Ma perché, scusami? C'è una barriera che mi respinge per caso? Ma comunque è stato bello. Ah, vediamo un po' un attimino se c'è un qualche funghetto segreto qui. Perché dovete sapere che in realtà si possono trovare degli oggetti speciali in questo gioco di Mario. Come in tutti gli altri giochi, ovviamente. Però, dove si può andare? Prima di concludere il video voglio andare un attimo qui a vedere se l'accademia, se la sala per allenamenti ha ripreso a funzionare. Tutto aperto? Oh, anche i super colpi hanno riaperto? Oh yeah! Anche tu qui ad allenarti? Devono piacerti proprio tanto le macchine. Abbastanza, sì, insomma. Anch'io ho pensato di allenarmi qui con i Senior, ma è davvero troppo dura. Ma no, amico. Io sono venuto perché siete venuti voi, ma non vedo l'ora di andarmene. Tanto è tutto inutile. Allora, abbiamo aperto ora come macchine per allenamento questa della corsa. La gira a vite, bene. Abbiamo poi... Oh, attenzione, che succede qui? Con questa macchina ti dimostrerò che forza ha un allenatore. Tira tante arie, Ercole. Ma non hai scelto questa macchina perché di là ti girava la testa? Anche tu, Clara, se non soffri mal di mare, perché non ti alleni con la vite sali scendi? Se dici così, allora perché non c'è tu una dimostrazione? Ah, è vero, ora ricordo. A te, Clara, non piacciono le montagne russe. Velenoso lui, eh? Allora anche Clara che è così forte è un punto debole, che è buffo, non ci credo! Che vorresti dire, scusa? È vero, a me non piacciono le montagne russe. E con questo? Vai, Strike! Grande! Ah, è stato dire che Ercole è inciampato per colpa del mio sedere? No. Mi vergogno di essere sua amica. Dunque, qua si fanno i salti e di qua invece si potenziano i super colpi. Mentre quest'area è ancora chiusa e si aprirà quando vincerò i ranghi Senior. Va bene, allora per questo video è tutto amici, nel prossimo proveremo le macchine per i super colpi e anche queste qui per l'allenamento un po' diverso. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Mario Power Tennis. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!